Bene ragazzi, bentornati su Guido su Server Trash con Death Stranding. Dobbiamo andare in una zona tossica e credo che si possa indossare la maschera, maschera che abbiamo con noi. Cappuccio da lontra, eccola qui, maschera d'ossigeno, però non la dobbiamo indossare adesso. Non dobbiamo assolutamente indossarla adesso perché a quanto pare le batterie di questa maschera vengono consumate in frettissima e non è quello che vogliamo sostanzialmente. Credo che qui ci sia la prima volta in tutto il gioco in cui sono costretto ad usare un cavo da arrampicata. Cioè la prima volta in cui... Ma anche no, mi sa. Aspettate. Allora, chiodo d'arrampicata mi sa non ce l'ho, o sì? O sì che ce l'ho. Perché me lo ritrovo? Vabbè. Ah, comunque la roba che devo recuperare è qua sotto. A questo punto... Lo usiamo ragazzi, facciamo questa cosa che non abbiamo praticamente mai fatto se non forzatamente giusto per provarlo. Questa volta invece useremo il chiodo, che non ho capito con quale criterio si appigli. Ciao Toffo, c'è Toffo molto irrequieto stasera perché non ha ancora giocato e quando lui non gioca diventa molto molesto. Poi ti porto a giocare col frisbee. Però mo stai calmo e sì, fai giocare. Oh, che cazzo stai a fa? Sei un Porter Bree! Per i coglioni. Ok. Sto lentamente morendo intossicato, quindi adesso ci mettiamo la maschera anticasso. L'ho indossata, giusto? Se importa il Bri, mettiti la maschera, salcazzi! Indossa. Oh! Ah, ragazzi, che finezza! Che bellezza, ragazzi, che bellezza! Cos'è quel casino di texture qua sotto? Cos'è questa empia schifezza? Kojima! E dai, ma proprio sul punto di missione devi fare ste cacate! Cos'è questa merda? Questa schifezza qua sotto? Cos'è questa compenetrazione di mesh? Recuperiamo tutta questa roba. Vabbè, io credo che questa sia una sorta di missione tutorial e che serva sostanzialmente a farci familiarizzare con l'utilizzo di questa maschera, che poi più avanti potremo utilizzarla in maniera un pochino più dinamica, cioè desiderando di utilizzarla in base alla situazione. Qui invece era proprio chiaro, vai lì, usa la maschera, vattene a casa. Sembravano più pulite queste animazioni di salita durante il gameplay di Kojima. Ma che è quella cosa là sotto? Dio che fastidio! Può capitare, ragazzi, ci siano schifezze del genere in giro, ma non nei luoghi importanti. Cioè, queste sono zone della mappa che dovrebbero essere un attimino più controllate. Ne ho beccato un paio di glitchotti del genere, tra l'altro molto più piccoli, in zone così... desertiche senza senso in cui sono capitato andandomene in giro. Ma mi sembra veramente strano che in una zona del genere così importante a livello proprio di gameplay, zona di missione fino a prova contraria, ci siano queste schifezze. Vabbè, non tutte le ciambelle riescono col buco, neanche a studi enormi come lo studio di Kojima. Fino a prova contraria non è uno studiolo da quattro soldi, anche se molti, esattamente come per From Software, immaginano questa stanza, no?
quattro poltroncine, questi 5-6 nerd pieni di cuore che lavorano alacremente. Sono studi grossi, ragazzi. Effettua consegna. Vai! E skippiamo. Certo che l'ho trovata, era là, fammi vedere, devo vedere. Incredibile, davvero in condizioni perfette. La pelle d'oca. Oh, però adesso tu mi farai il sacrosanto favore di non rompermi più le palle, di non fare più il tizio... Wow, mi ha dato una cosa per la colorazione dello zaino. Non ti dirò dove me la sbatto la tua colorazione dello zaino. Grazie per avermi. Sì, è così. Conteneva davvero una ammonite con il cordone ombelicale. Vediamo perché. Ho notato che gli strati circostanti contengono tracce di catrame che conformerebbe la sua teoria. So che mi ha appena portato questa ammonite, ma vorrei che la consegnassi a una mia collega, una biologa evoluzionista. Ultimamente si è interessata al catrame e credo che le piacerebbe molto esaminare. E credo che le piaccia. È davvero notevole questa cosa, ti fa onore. Per chiarire, sta studiando il modo in cui il catrame può aver influenzato l'evoluzione degli organismi, perciò ti chiederei di recuperare i collettori di catrame disposti vicino al cazzo in culo e di consegnarli insieme all'ammonite. Per lei sarebbe troppo rischioso cercare di riprenderli da sola, ecco perché devo affidarti questo incarico. Basta che non me la devo portare in groppa. Aiutandola nella ricerca ci avviciniamo sempre di più a scoprire la verità sul Death Stranding. Abbiamo già fatto enormi progressi con i dati recuperati dalla rete. Grazie al tuo aiuto so che possiamo puntare ancora più in alto. Immagino che adesso noi da qui dobbiamo prendere l'ordine. Ah, l'evoluzionista, vabbè. Sostanzialmente siamo pure di strada, non è... Beh, dai, c'ho un sacco di cose utili, va bene. È proprio così che mi piace giocare, con tutte cose utili addosso, che adesso stanno cominciando piano piano a diventare un po' utili. Allora, la nostra cara evoluzionista se ne sta qui ad evoluzionare da questo lato. Vediamo un po'. Ah, ma qui non c'ero ancora mai andato? Davvero? Allora. Percorso. Da qui si va qui. Ah, sì. Da qui si va qui. C'è un modo per raggiungere più rapidamente quella zona? Una teleferica magari qua sopra? No, sembra proprio... Allora, da qui provo a spaccare da questa parte e poi ad andarmene dritto dall'evoluzionista. C'è un qualche tipo di generatore da queste parti? Qualcosa che possa ricaricarmi l'esoscheletro? Sì, lì. Ci risparmiamo un mucchio di strada se montiamo una benedetta teleferica qui. You know? CCP. Ah, dove cazzo sta? Ah, però questo è il primo CCP, mi sa. Ah, no, è il CCP 1. No, me lo sbatto al cazzo. Però il generatore lo costruiamo, perché magari qualcun altro potrebbe trovarsi nella nostra stessa orribile situazione.
Noi adesso ci ricarichiamo lì. Abbiamo costruito, magari ci becchiamo qualche like. Tanto sti CCP li uso a cazzo, perché sono quelli livello 1, non mi fanno costruire certe strutture. E poi vedo che la zona qui è abbastanza al sicuro, non ci sono... Beh, dicevo, non ci sono tempeste in arrivo, non ci sono CA, quindi è abbastanza tranquillotta la situazione. Non pensavo sarebbe stata così tanto una passeggiata questa visita dall'evoluzionista, eppure... Ok. Quando qualcuno arriverà lì e monterà una teleferica per arrivare a questa, mi ringrazierà moltissimo di aver piazzato quel coso. Perché da lì, teleferichina, lui se ne arriva direttamente qui. Quindi da lì avrà la teleferica e il generatore e potrà ricaricarsi tranquillamente l'esoscheletro, la moto, quel che vuoi. No, la moto no, perché con la moto non pigli la teleferica, perlomeno che io sappia. No, l'arcobaleno de merda, l'arcobaleno de merda, non lo voglio. Ma perché, in nome di Dio, l'arcobaleno de merda deve uscire adesso? Redez si sta avvicinando a questa zona del gioco, lui è un po' più indietro rispetto a me e niente, lo sto preparando psicologicamente alla gran rottura di palle che sarà muoversi sulla neve senza BB. Io adesso il mio BB l'ho recuperato, però c'è tutta quella fase di Hartman, di Deadman, che è pesantissima, davvero pesantissima. Cristo bionte ottenuto, spingiamo un po', possiamo permettercelo, ragazzi, abbiamo comunque un altro CCP livello 1, se dovesse servire un generatore potremmo sfruttare quello per costruirlo. Ok, credo che questa sia una zona nuova, perlomeno io ho questa sensazione. Oh, e le un ragazzo nei commenti mi ha chiesto di smettere di dire le, perché poi è là questa roba, perché poi i suoi compagni di corso all'università dicono queste cose, ripetono questi miei versi e lui è molto infastidito. Ma io non capisco perché. Cioè, perché chieda a me di non farli? È una vita che... te li faccio per cazzi miei. Non è che siccome i tuoi amici hanno dei problemi di identità, io devo smettere di dire lei. Ok, non ce l'avrei fatta senza di te. Ok, la prima volta che taglio un cordone ombelicale. Sto facendo una mattanza indegna. Piano piano. Ok.
Me lo volevo inculare a sangue, ma sono sospesi in acqua. Vabbè, mi sono fatto prendere come un pirla. No, 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 non dovete rompere il cazzo, eh. Oh, 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 oh. Ma sono di un'aggressività fuori dal normale questi, eh. Mortacci. Però no, non funziona, cioè funziona soltanto in alcuni punti. No, non dovete rompere il cazzo, non dovete rompere il cazzo. Ecco qui, così. Così. No. No, e dai, ma perché mi deve sempre cadere qualcosa? No, oh, mi hanno preso. Ah, sono due. Ah, quindi un combattimento molto lungo, raga. Un combattimento molto lungo dove devo lanciare le granate, ragazzi. Non vedevo l'ora, aspettate, eh. Mo facciamo in modo di farlo durare il più possibile il combattimento, perché ce lo godiamo proprio. Aspettate, mo lo facciamo durare un sacco. Lungo lungo il combattimento. Amore, lungo lungo facciamo. Vabbè, affanculo. Anche se la tentazione di vedere se riesco a... Quanto gli tolgo? Gli tolgo una cippa lippa. Senti, ma il danno è localizzato in qualche modo? Su di me è molto localizzato, infatti proprio in culo me l'ha messo quel raggio della morte alieno. Scusate un attimo, BB, stai un attimo tranquillo, non piangere perché è già rotto tre quarti. Allora. Io veramente ho dei grossi problemi con le granate, perché a volte premo il tasto per armare la granata e non si arma nulla. Perché mi dai gli esoscheletri? Che cazzo ci devo fare in combattimento con l'esoscheletro? Bravissimo. Un colpo da maestro, mostro. Sono due, ragazzi, quindi è un pochino... È un pochino più grande l'area che occupano. Quindi per uscire da quest'area devi praticamente viaggiare. Dispositivo di estrazione del catrame. Ragazzi, mi avete cacato il cazzo talmente tanto che sto iniziando a valutare l'idea di ammazzarvi sul serio. Cosa che per il momento non ho ancora nemmeno preso in considerazione, ma
adesso mi ritrovo con il BB che è stressato, con la vita che mi sta per finire, con i Cristo Bionti e con le sacche di sangue. Ma non ho sacche di sangue? Non ho niente, davvero? Sì, però io avevo raccolto un mucchio di Cristo Bionti. Che fine hanno fatto? Ero pieno di Cristo Bionti. Vabbè, poco importa, li troviamo qui per la strada. Mangia Cristo Bionte, mangia Cristo Bionte. E lì ce ne sono anche altri, quindi... Almeno ho cacciato le CA. Perfetto. Ok. Non so che ora è. Quanto tempo abbiamo giocato? 20 minuti, va bene. Credo che questa sarà una zona particolarmente pregna di CA. Si preannuncia essere proprio così. E qua dentro troviamo il primo oggetto chiave di questa missione, che è un dispositivo di estrazione del catrame. Quindi questo ce lo dobbiamo caricare. Poi, qui c'è un altro oggetto chiave per la missione. Questo che è? Di questo non ci frega niente. Campioni di antichi battaglie. Vabbè ragazzi, non posso caricarmi pure sta roba. E poi c'è l'ultimo pezzo là sotto. Quando prendo una roba e parte il rallenti, mi cago sempre sotto perché penso, dannazione, adesso arrivano le CA. E invece è il rallenti di come prendi una roba. Batteria esaurita, ma io che ti devo fare? Io che ti devo fare? La batteria si è esaurita. Pure io sono esaurito, eppure... Vigore diminuito. Faccio vedere io a te il vigore diminuito. Mangio i Cristo Bionti, mangio. Poi il Cristo Bionte non migliora. Il vigore, rimette il sangue. E lì ho anche visto una roba utile, cioè una sacca di sangue buttata a terra, e quella la prendo. Tranquillo BB, tranquillo tranquillino. Non sono stato troppo dolce con le mano. Lascia stare lui. Sacca di sangue. Allora, carico. Questa ce la mettiamo nella borsa multifunzione. Fucile d'assalto letale, appende a rastrelliera. Conferma. Abbiamo lo spray e riparatore per casse. Io direi di usarlo perché ci è venuto addosso di tutto. Quindi ora la nostra missione è sì, però l'evoluzionista del Dio dove sta?
Sono d'accordissimo. Approfondiamo un attimo. Raccogli quattro dispositivi e portali alla biologa evoluzionista di rifugio 41 Salcazzi. Quindi lei sta qua sopra. Però il rifugio non lo vedo. Cioè, lo vedo quando clicco su ordini. Ecco. Quindi devo andare un po' ad occhio? Devo andare veramente ad occhio? Ok, grosso modo l'evoluzionista sta da queste parti. Ma proprio grosso modo forte. Sono tantissimi cristalli chirali in questa zona. Ah, facciamo una cosa. Siccome ho davvero poco sprint, se questo è scarico, ci facciamo un generatore. Ah, ma qui non c'è il rete chirale, già. Mi scordo sempre il fatto che ci voglia rete chirale per... Ma sapete che mi sa che è la prima volta che io devo consegnare una roba e non vedo il posto in cui devo andare? È una cosa abbastanza fastidiosa per quanto mi riguarda. Comincia a fare freddo. Ragazzi miei, non credo di arrivare dall'evoluzionista così in breve tempo. Oddio, però sembro essere tipo a metà strada, più di metà strada. D'accordo, allora teniamo duro. Cazzo. Di qua, dai. Piano. Piano. Lu sembra felice, mi mette mi piace. E ragazzi, io sto andando nella direzione giusta, eh? Un po' più in qua. Purtroppo è molto pesante questa parte sulla neve, perché si va molto più lenti del normale, perché difficilmente ci si possono portare dei veicoli, perché la puttana della mamma è sempre incinta, perché non so come arrivarci dall'evoluzionista del merda. Io non devo farmi fregare. Quasi finisce la stamina in un attimo. Probabilmente non ci avevo fatto nemmeno caso. Mi stavo spompando alla grande e non me ne sono accorto. Vediamo un po' dove siamo. Sembra che io sia esattamente sopra il mio obiettivo. Così sembrerebbe. Ma non è così. Biologo evoluzionista? Sì, dove?
Dovrei girare qua intorno o usare un chiodo d'arrampicata. Madonna, ragazzi, li sto usando a profusione. Non credevo sarebbe arrivato il momento di usarli, addirittura in gran numero. Energia esaurita, carica la batteria. Ho ancora 15 metri. Mi sono bastati a malapena i 30 metri della corda. Proprio, come si dice qui, a zicca zicca. Cioè proprio giusto in tempo. Giusto in tempo. Canale incredibile, giusto in tempo. Siete giusto in tempo per vedere un mio video, diceva lui. Bene ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Consegneremo queste cose alla biologa. No, Toffo, so che hai sentito la frase mitica, però non dobbiamo uscire adesso. Usciamo tra un po'. Alla prossima.